La vicenda è avvolta per gran parte da una fitta coltra di vaghezza e l'impressione che ci sia più nel non detto che non in quanto venga comunicato dagli investigatori. Forse una disputa su fatti di droga, forse una vicenda personale. Sta di fatto che ancora una volta l'eco del piombo è risuonato nella notte a Pagani. Ad avvertire di una sparatoria in corso è stata una telefonata anonima alla sala operativa della Questura di Napoli. Immediatamente sul posto, in una delle aree antistanti le palazzine popolari del Parco Arancio di via Filettine, i carabinieri della locale tenenza che hanno accertato un'avvenuta contrapposizione armata tra un 26enne, un operaio quarantenne ed almeno altre tre persone ancora in corso di identificazione. L'adulto è Antonio Desiderio, operaio quarantenne pluripregiudicato, indicato nella nota diramata alla stampa dai carabinieri come contiguo al clan Fezza Petrosino d'Aurea, ma ancora senza condanne definitive in tal senso. Il 26enne è invece AM. Pare che la discussione sia cominciata proprio da e tra loro, motivo del contendere è ancora tutto da definire. Quel che è certo è che il 26enne fosse armato. In casa sua, a seguito di perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno infatti trovato una pistola modello 92 a salve marca Bruni calibro 8 mm, provvista di caricatore e priva di cartucce. Ma che i colpi segnalati dalla telefonata anonima siano stati esplosi proprio da quell'arma è per il momento solo un'ipotesi investigativa. Dovranno essere gli accertamenti balistici a confermarlo. Per questo, nei confronti del ragazzo non è stata al momento definita alcuna contestazione di tipo penale. Non così per il quarantenne. Desiderio, infatti, è stato arrestato, ma non per la sceriffata. Per lui il provvedimento è scattato nella flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa deteneva una pianta di marijuana alta circa 2,10 m, oltre ad ulteriori 200 grammi della medesima sostanza. Tra i nodi che i carabinieri dovranno sciogliere anche l'identità degli altri giovanissimi coinvolti nella vicenda.